come faccio ad aumentare la mia resistenza nell'arrampicata? 26 anni, più o meno sempre le stesse domande. La resistenza è una qualità che si può definire con durare di più. Durare di più. Dici, quando voglio riuscire a fare più movimenti, l'ideale sarebbe anche mantenere lo stesso livello di forza, in modo tale da poter fare dei livelli più difficili, più complessi, e potermi permettere pure di farne altri, quindi non solo fare una via ma farne anche un'altra dopo. La resistenza è un concetto di tempo, per quanto tempo io utilizzo l'energia, quindi tempo ed energia. Energia vuol dire quanta energia in quanto tempo. Allora, come faccio io a rendere appunto sostenibile il mio livello energetico? Utilizzo un'energia per fare determinati movimenti. Quindi dobbiamo riuscire di fatto a capire come fare a immettere meno energia possibile per fare determinati movimenti. In questa maniera io riesco a mantenere altra energia per farne altri. Sostenibile. Per essere sostenibile, cos'è sostenibile nel quotidiano? Anche a livello fisico. Cioè, cos'è che ci permette di durare? Io dico, guarda, banalmente dobbiamo pensare alla respirazione. Quindi come funziona la respirazione? La respirazione è: prendo aria, butto fuori l'aria. C'è una ritmicità di in e out. Quindi questo è un primo concetto di sostenibilità, cioè la respirazione. Quindi io utilizzo energia e devo avere un ritorno energetico. O nel movimento devo riuscire a permettermi la respirazione. Se non me lo posso permettere in un movimento, ci devo avere dopo una condizione, diciamo, di stand-by, cioè di stasi, di quiete, in maniera tale che io riposso prendere il respiro. Quindi, diciamo, posso fare un movimento in apnea, ma dopo ho bisogno di riprendere aria. Sostenibilità e respirazione. L'energia ci dà anche una determinata forza, ok? Senso, noi lavoriamo sull'estremo, perché comunque no limits, l'arrampicata, e cerchi di andare oltre quello che, diciamo, che sono le nostre possibilità. E questo come? Facciamo utilizzando sempre i movimenti al massimo, ok? Quindi su cose che non riusciamo. Che vuol dire che noi fisicamente, per fare una cosa che non riusciamo, inizialmente utilizziamo la maggior parte della nostra forza. In più lavoriamo su un altro tipo di concetto, che è il massimale, ok? Noi la forza in estremo la possiamo definire come massimale, il massimale. Il massimale, quanto dura? Cioè, per quanto tempo tu puoi utilizzare la forza massima? 8 secondi. Il massimale è sostenibile? No, 8 secondi. Quindi cosa vuol dire che dura 8 secondi? Vuol dire che dopo non è più il massimale. Quindi come facciamo veramente a resistere? Dobbiamo fare in modo di muoverci in maniera tale da consumare meno energia possibile, perché se io aumento, torniamo al discorso della forza, se io aumento la forza a dismisura, tanto sempre 8 secondi mi dura, se io la utilizzo,
Quindi qual è il discorso? Che tu non la puoi utilizzare se vuoi durare. Ok? Quindi va bene dal punto di vista dell'arrampicatore se io devo fare un boulder. Quindi un passaggio molto difficile, io risolvo il passaggio e finita lì. Su una via è diverso. Su una via, cioè su un percorso fatto di più movimenti, e quindi renderlo più sostenibile, quindi riuscire a mantenere il livello di forza alto tale da ti possa garantire la catena, cioè il top o arrivare in cima, devi per forza imparare a dosare le forze. Quindi ci sta tecnica, quindi dobbiamo usare, diciamo, una qualità del movimento tale da poterci garantire il passaggio, quindi andare da una presa a un'altra utilizzando meno forza possibile e riuscendo contemporaneamente ad essere liberi mentalmente, quindi non sovraccaricare la tecnica, la tecnicità, il movimento con delle tensioni in più. Queste tensioni in più, dici, ma da dove vengono queste tensioni in più? Eppure io la tecnica la so, eppure il movimento lo eseguo, da cosa dipende questo aggravio, diciamo, energetico? Quindi la prima è paura di sbagliare e il secondo è arrivare in cima. Quindi tu non pensi più a risolvere, a fare il movimento più agevolmente possibile, ma tu stai pensando ad arrivare in cima e quindi sei distratto e contemporaneamente teso, perché c'hai, tra virgolette, un obbligo. Ok? Quindi tecnica, necessità di tecnica e disinvoltura ed agio. Come facciamo a lavorare su questo? E torniamo a bomba. La resistenza, come un concetto di forza, è legato alla tua disponibilità, al tuo modo di approcciare, che è disposto anche al fallimento, cioè al cadere. Quindi trovare il limite tra fare e non fare. E ci sta che uno cade. Solo attraverso questo uno può imparare a risparmiare. Se no, altrimenti uno investe sempre di più di quello che potrà trarre e quindi consuma. Io ho parlato delle impugnature, ho parlato di come si prendono le prese dal punto di vista fisico. Come posiziono le dita intorno per calzare un appiglio. Okay. Però non basta questo, perché se io prendo questa presa propriamente, cioè nel verso giusto, ma poi la stringo, la continuo a stringere, io consumo un sacco di energia. Quindi da qui ci sarà la differenza fra fissare e stringere. Lo stringere presuppone che io continuo a esercitare forza, mentre io quando la fisso blocco la mano in una posizione tipo pinza questa, la blocco e la mantengo in questa cosa. Se io stringo, continuo a stringere sempre più, non è che io devo deformare la presa, io stringo finché arrivo a sentire la presa e la blocco così, non continuo a stringerla. O se ho bisogno di stringerla un po' di più, la faccio solo nel momento in cui io eseguo il movimento. Non è che la tengo continuamente stretta, perché quello mi continua a consumare energia. E questo vale per la presa e vale per qualsiasi cosa, per l'appoggio e per il movimento stesso, per come tiro un braccio, per come spinge una gamba, per come sono sciolto con il bacino. Questo da cosa dipende? Da quanta energia, da quanta rigidità io immetto nel sistema. Se io immetto tensione, creo rigidità. Quindi non mi si apre la gamba mi spinge fuori. Cioè, questa è la differenza tra esclusivamente un gesto tecnico e poi di fatto l'equilibrio o la sostenibilità o la resistenza. Vuol dire che io incomincio a entrare in merito a quanta energia utilizzo a fare quel movimento. Vedete, l'unico modo per uscire da questa dinamica è quella di tentare a capire qual è il limite tra mantenersi e cadere. E come si fa?
bisogna imparare a capire. Ciao. Ciao papà. Vai sul liscio, vai. No, tu non hai capito, cioè mette la mano e si tira su. Bravo. Quindi dipende da quanta energia utilizzo per muovermi, per me. Questo porta qua e questo porta a un'analisi di come mi muovo da tecnica che utilizzo, tensione che utilizzo per applicare la tecnica. Da qui poi mi rendo il risultato. Quindi non basta la tecnica, ma è fondamentale la tensione. Quali sono, diciamo, le componenti che mi creano tensione? Sono componenti prettamente psicologiche, cioè dipendono da questa paroletta potentissima, dipende dall'agio. Come abbiamo visto prima, la sostenibilità dipende dalla respirazione. Come respiro? Ed è quello il concetto. Se noi siamo sotto stress, accelerano i battiti, cioè si affanni, ok? Ed è l'affanno che è contrario proprio all'agio. Quindi uno non può pretendere di stare sempre in disagio, in affanno, ma deve avere una ritmicità. E torniamo al discorso di butti dentro, butto fuori. Quindi ciò una ritmicità del movimento che è contrazione, decontrazione. Se sono sempre contratto, quindi teso, non è sostenibile, quindi durerò poco per forza, ok? In pillola, ovviamente questo discorso ha bisogno di solidità, di pratica, ok? Che sia nella tecnica, quindi nell'applicazione, e sia nella parte psicologica, quindi c'è sta applicazione legata alla mentalità, all'atteggiamento riguardo alla pratica stessa, quindi è fondamentale. Alla prossima.